Beh, la vittoria più importante della mia carriera sicuramente sono state le Olimpiadi. L'inaspettata è stata la prima vittoria del campionato europeo a Stoccarda, dove andai ancora per conoscere bene la distanza di maratona, poi inaspettatamente ho vinto, è stato anche il mio trampolino di lancio. L'Olimpiade rimane comunque il sogno di una vita che ho avverato. Ho cominciato a correre giovanissimo, stranamente facevo il portiere, quindi giocavo a calcio, facevo le scuole medie ancora, per punizione il nostro professore ci ha fatto correre e ho visto che avevo del talento più che portiere e ho cominciato a correre. Poi sono arrivati subito i grandi risultati e ho continuato. Mi ha affascinato la corsa perché alla fine non ti lascia mai in panchina. Sono diventato professionista a 24 anni, quindi molto tardi, proprio perché ho avuto anche molti infortuni. L'ho avuti da giovane, a 16 anni, un problema al ginocchio, poi un problema al tendine quando avevo 20 anni. La cosa importante, se hai l'obiettivo ben chiaro in testa, è di ripartire. Sembra una cosa strana, la corsa sembra uno sport individuale per eccellenza. A me piace farlo in compagnia. Mi piaceva farlo quando ero un atleta, mi piace farlo oggi perché tutte le divisioni sociali cascano, la corsa in generale è forse lo sport più democratico che c'è.